Salvare l'antica piave di Sant'Andrea, uno dei luoghi più significativi di Pistoia, meta delle visite di migliaia di turisti, è scrigno di quello straordinario capolavoro dell'arte gotica che è il pulpito di Giovanni Pisano. È per questo che, proprio per i turisti, l'ingresso alla chiesa sarà a pagamento, un piccolo contributo per raccogliere fondi perché la chiesa è sì un tesoro, ma un tesoro fragile che richiede cure non procrastinabili e una sorveglianza costante e accurata per preservarne le opere. Presenta problemi sul tetto dovuti all'evento del 2015 con il vento eccezionale che ha divelto diversi embrici e altri manufatti che vanno rimessi a posto. Il secondo problema più grosso è quello della torre campanaria che ha il tetto sfondato e, no, e quindi ci piove dentro mettendo a rischio il fatto che crolli poi sulla chiesa stessa. Il terzo punto è tutta la canonica che è in condizioni veramente precarie perché c'è la parte relativa a una zona dove è praticamente crollato il tetto e tutto sotto i solai sono puntellati. La parte in cui viveva Don Grazzini è anche quella un po' messa male perché ha tutti i soffitti che sono in legno da cui cade tutti i giorni roba interna, andrebbero rifatti completamente, senza contare poi i tetti della canonica che sono rimasti quelli del 1400 sostanzialmente. Quindi è tutto il complesso che avrebbe bisogno di una ristrutturazione notevole. Le telecamere di sorveglianza installate nella chiesa documentano un progressivo peggioramento della situazione e un aumento dei rischi. Per questo si darà il via a un percorso di progettazione e valorizzazione per il quale occorrono risorse consistenti. Così la parrocchia ha previsto un contributo d'ingresso per i turisti, come avviene per molte altre chiese monumentali toscane e italiane. L'accesso resterà libero durante le funzioni religiose e per le preghiere e al di fuori degli orari delle celebrazioni ci si potrà fermare nella compagnia del Santissimo Crocifisso adiacente all'ingresso principale di Sant'Andrea. Dal pagamento del biglietto saranno poi esentati i cittadini di Pistoia.